Buongiorno, buon caffè. Miami è un microcosmo che racconta in fin dei conti della vita. Ci sono magari persone bizzarre come questa persona che è alle mie spalle, vestita come se fosse pieno inverno, si sta facendo fotografare sopra una casetta. Oppure poco fa ho incontrato all'angolo, mentre andavo a prendere un panino per pranzo, un homeless o comunque qualcuno in grosse difficoltà seduto su una carrozzina che chiedeva qualche spicciolo. E in mezzo turisti di ogni tipo, pattinatori, corridori, di tutto di più, ristoranti di ogni genere. Forse più di altre città, Miami riesce a farci capire qual è veramente il sottofondo della vita che a volte dimentichiamo. Dimentichiamo di incontrare di fianco a noi, dimentichiamo di vedere qui con noi, perché è in questi particolari che risvegliamo la comprensione di cosa sia la vita, di cosa sia il mondo, di cosa siano le persone accanto a noi, di cosa siano coloro che ci vivono accanto e che magari non conosciamo. No, non voglio rifare il caffè degli altri, quello di qualche tempo fa. Voglio semplicemente ricordare che la vita e il mondo è così, è fatto di situazioni molto diverse nelle quali ci imbattiamo. Situazioni molto diverse che sono proprio magari l'isolato di fianco, a due passi da noi, vicinissime e con le quali non sempre sappiamo andare d'accordo, perché non ci rendiamo conto realmente di quale sia il loro significato, il significato che sta dentro la nostra vita, quello che ci vuole raccontare, quella situazione particolare che ci spiega come possiamo essere diversi e possiamo contribuire al successo di tutti. Come possiamo in qualche modo cogliere da queste situazioni il punto importante per dare maggiore significato alla vita che stiamo vivendo, perché il mondo è fatto di tutte queste cose, è fatto di tutti questi microcosmi che ci vivono accanto e che solo ogni tanto finiamo per scoprire. Filosofia da spiaggia? Può darsi, però un pensiero che credo possa rimanere intrappolato nei nostri sogni e dirci qualcosa. Buongiorno e buon caffè.